Ancora Natale, questa volta che sappiamo è la festa dei più piccini e noi siamo andati a visitare il laboratorio realizzato dai, dai ragazzi del servizio civile di Civinà che hanno appunto organizzato 5 giornate all'insegna del divertimento. Cari telespettatori, vi do anche il benvenuto alla Prologo di Civinà. Qui i ragazzi del servizio civile hanno organizzato i laboratori di Natale. 5 appuntamenti in cui i più piccoli del paese si sono divertiti a realizzare delle decorazioni natalizie di cui vedrete il tutorial tra pochissimo. Di materiale che sicuramente già avete o che potete facilmente reperire. Intanto ci serve una pigna per la base, un supporto qualsiasi, noi abbiamo usato dei bicchieri che abbiamo riciclato, qualcosa per rivestire il bicchiere, potete usare dei tovaglioli di carta da riciclare oppure un cartoncino con dei glitter come faremo noi, della vernice verde, forbici, pennello, colla a caldo e dei pompon o delle palline che potete anche fare voi con l'alluminio. La prima cosa da fare è incollare la pigna sul supporto, nel nostro caso un bicchiere. Dunque con la colla a caldo incolliamo la pigna sul supporto. Acrilica poi, in questo caso verde, dipingete tutta la pigna. Se riuscite arrivate anche all'interno perché l'effetto sarà migliore. Un'alternativa potrebbe essere la vernice spray o anche mischiare al verde un po' di bianco per dare l'effetto della neve. Rivestire la base. Io ho già preso le misure con un altro bicchiere delle stesse dimensioni del foglio con i glitter che useremo. Vi basterà semplicemente incollarlo con della colla a caldo. Una volta asciugato il rivestimento dobbiamo procedere con la decorazione, che è la parte più divertente. Noi qua usiamo dei pompon già pronti, ma voi potete usare quello che volete, compreso materiale di riciclo, e anche questi li andremo ad incollare con la colla a caldo.
Una volta incollati tutti i pompon, applichiamo semplicemente una stellina come decorazione finale. Naturalmente anche in questo caso voi potete mettere quello che più vi piace o quello che volete riciclare. Ecco, il nostro alberello con le pigne è pronto e si può usare come un segnaposto per il cenone di Natale o semplicemente come decorazione da mettere per casa. In ogni caso è un lavoretto semplice e vi assicuriamo che i bambini si sono divertiti tanto a realizzarlo. Non mi resta che augurarvi a nome mio e della Prologo di Cimino delle serene feste.